Fabio Aquilini, buongiorno. Oggi parliamo di un problema che riguarda la quotidianità dei vogheresi, ovvero la sporcizia sui marciapiedi. Un gruppo di cittadini ha scelto di rivolgersi all'Italia del Rispetto per segnalare la cosa e chiedere aiuto, è corretto? Buongiorno, sì, assolutamente corretto. Vorrei un attimino fare una cronostoria e ripartire dalla mia campagna elettorale, dove abbiamo utilizzato e usato il cimitero degli animali. Quindi io personalmente, come possessore di un animale, un golden retriever femmina e amante degli animali, ho voluto fortemente questa iniziativa. Però è chiaro che ogni possessore di animale deve avere il rispetto assoluto per la città e per il cittadino. Quindi pertanto la stessa posizione forte e voluta nei confronti pro animali la utilizzo nei confronti dei trasgressori, di questi proprietari indisciplinati, e chiederò alla polizia locale di poter agire nei confronti dei trasgressori con delle sanzioni, con delle multe. Davide Brambilla, responsabile organizzativo del movimento L'Italia del Rispetto, è qui per raccontarci dell'iniziativa Guanti e Sacchetti alla Mano, con il compito di sensibilizzare quei cittadini poco rispettosi ed anarchici. Cosa avete pensato? Allora, si salve, prendo l'occasione per dire che sabato dalle ore 16 alle ore 19 in Piazza Duomo faremo un banchetto dove distribuiremo dei sacchetti e dei guantini alle persone educate che, quando passeggiano con i loro cagnolini, raccolgono gli escrementi del cane, i bisogni escrementi.